un'altra bellissima puntata. È giovedì, siamo in diretta sul canale Sky 810 e in streaming su www.ueltv.eu, quindi su tutti i device, come dico sempre la mattina, ma anche sulla pagina Facebook della TV, ueltv, ci siamo già, siamo in diretta, è giovedì. E per dare conferma, oggi c'è la crisi di governo, non si sa cosa vogliono fare e mandare a patatrasso tutto quello che stiamo costruendo. Così, tanto per dare il segnale che siamo in diretta. Ho qui l'onore, il piacere di ritrovare qui in video, posso dire un amico, sì, posso dire un amico. Ecco, do il benvenuto al professor Mario Mazzoleni. Benvenuto, professore. Grazie, grazie, un amico sicuramente. Grazie, grazie dell'onore che ci fai, perché abbiamo bisogno anche di una persona che è a contatto con il sistema formativo, l'università e le aziende. E le aziende, c'è questo cordone ombelicale che deve essere continuamente rinfuocato e tenuto sotto controllo. Tu hai il polso della situazione, sia della formazione che delle aziende del territorio, vero Mario? Sì, diciamo che conosco un po' l'azienda del territorio e la formazione sono 41 anni. 41 anni? Finisco oggi il 41esimo anno accademico, oggi abbiamo tesi. Quindi siamo in diretta. Siamo in diretta, oggi c'hai le tesi. Oggi le tesi ed è alla fine del mio 41esimo anno accademico. Quanti allievi avrei visto? Una marea. Adesso sono tutti professionisti, manager. Sì, anche alcuni importanti. Uno anche al governo in questo momento. Uno è anche al governo in questo momento, non lo sappiamo. Ce n'è sempre almeno uno, adesso la battuta per negli ultimi governi c'è sempre stato almeno un mio studente. Un tuo studente? Sì. Pensate che scoop, ragazzi. È uno scoop questo qui che abbiamo. Studenti del professore al governo che, e se fosse per il governo, stanno andando bene, quindi hanno imparato bene al professore dal punto di vista delle scelte, secondo devo me. Dire che sia, e sono di partiti diversi, sia questo ministro che quello precedente, loro stanno andando bene, loro. Loro. Dopo, purtroppo, e la chiudiamo subito qui, la parentesi, e parlo a titolo personale, questa cosa è un inciampo che non ci vuole per l'economia, per tutto quello che stiamo facendo, per tutto quello che è stato costruito, per il denaro che deve arrivare dall'Europa, per la situazione internazionale. Non possiamo permetterci questo lusso di fare una crisi di governo a luglio, in questo momento, a prescindere dal discorso politico che è alla base di questa cosa qui. Non possiamo fermare l'economia che, tra l'altro, sta andando benino, vero? Regge. Regge. Regge, malgrado tutto. Io ogni volta che scrivo un articolo generale aggiungo un dramma. Abbiamo iniziato con il Covid, poi abbiamo parlato dell'inflazione, poi abbiamo parlato, ahimè, della guerra. Poi abbiamo iniziato a parlare della siccità e adesso ci aggiungiamo la crisi di governo. Speriamo di non dover parlare anche di elezioni anticipate, perché sarebbe un cataclisma per la nostra economia. Anche però, non ha bisogno di questo. Anche perché le famiglie, gli imprenditori non lo capirebbero, secondo me. Non lo capirebbero. Questo non te lo so dire, perché poi la gente capisce poco della politica, però alla fine si fa un po' bindolare dalla politica, e da questa politica, che è una politica urlata ed è una politica poco responsabile, purtroppo. E lo vediamo, perché questa è l'ultima cosa che abbiamo bisogno. Non è lungimirante, se non pensa al giorno dopo. No, non è, devi pensare a tra un anno, a tra due anni, come dovrebbe pensare la politica, a medio-lungo. Non pensano al giorno dopo. Se la situazione è questa, come fa un imprenditore a pensare in serenità di poter dire benissimo, assumo, benissimo, ho un progetto, prendo i fondi del PNRR, allargo il capannone? Sì, per fortuna gli imprenditori continuano a farlo malgrado. Malgrado, bellissima questa cosa qui. Gli imprenditori intraprendono malgrado. Sì, sì, diciamo che è un elemento positivo della nostra economia, anche bresciana. Continuiamo ad avere questo spirito imprenditoriale, difficile portare avanti con grande complessità, magari con qualche, a Genova si dice mugugno, però rimane lo spirito imprenditoriale. Sì, i mugugni ci sono, se leggiamo i quotidiani, se leggiamo cosa dice anche il presidente degli industriali, non le manda a dire, le cose sono scritte, è che non leggiamo più neanche le due righe, la gente non legge più, abbiamo una marea di informazioni, ma le cose sono scritte. Sono chiare cosa vuole l'impresa, cosa vuole tranquillità, vuole in questo momento, come avevamo avuto qui, te lo dicevo nel backstage, il costo dell'energia che sta cominciando a diventare un problema per molte piccole aziende, medio-piccole, il costo, quello che leggiamo oggi sul Sole 24 Ore, l'inflazione in America al 9,1% da 40 anni, la parità del dollaro con l'euro dopo 20 anni,
Il calo delle materie prime, che sembra un bel dato, ma invece non lo è. Non lo è perché rame, acciaio, oro, tutto in ribasso, perché la tendenza è che ci sia questa brutta parola che sia recessione. È una parola che non vorremmo sentire. Sì, il rischio è concreto, da tanti mesi che ne parliamo e purtroppo da tanti mesi non si affronta questo rischio e non si stanno prendendo provvedimenti a livello macroeconomico e oggettivamente la situazione non è simpatica. Per vari motivi, è inutile negarlo che l'instabilità politica internazionale aggiunge elementi di criticità e poi, questo vale anche per le imprese, non ce la raccontiamo giusta, anche questo aver sottovalutato il Covid no, non è stato saggio, diciamo così. No, l'abbiamo sottovalutato, anche molti imprenditori l'hanno bypassato da questo punto di vista. Noi vediamo anche, lo tocchiamo di mano, adesso prendo l'aereo, vado in vacanza. Le compagnie aeree hanno diminuito il personale, però non hanno seguito l'economia che ripartiva per riassumere personale, giusto? E far fronte alla domanda di ripartenza. Quindi la sottovalutazione c'è, è un comparto, ma c'è e si riflette anche sugli altri comparti. La ristorazione, non trovo il cuoco, dice, fa sorridere, non trovo il cameriere, perché è stato sottovalutato questo aspetto. Sì, come si diceva prima, la visione è importante, la capacità di orientare nel medio e lungo periodo e anche un po' il coraggio di farlo, perché è vero, magari il cuoco oggi non si trova, però molte aziende si lamentano che non trovano oggi dipendenti, magari ne hanno mandati a casa un po' troppi nei mesi scorsi. E allora forse avere anche il coraggio di sostenere anche l'attività, anche attraverso qualche rischio aggiuntivo, forse premierebbe. Però è una situazione difficile, inutile negarlo. Inutile negarlo, una situazione difficile. Molte aziende che segue il professore anche come consiglio, come dietro le quinte, dove tu vedi la fatica dell'imprenditore, i suoi dubbi, le sue ansie, le sue anche anelità di andare avanti. Ci sono molti imprenditori che hanno fatto partire operazioni di welfare concreto, a prescindere dallo Stato, dagli incentivi, per aiutare in questo momento i propri collaboratori, perché senza i collaboratori non c'è presa, e quindi anche consci di questa situazione dal punto di vista del caro vita, hanno già messo in campo, vero Mario, azioni di welfare importanti. Sì, questo rientra in un aspetto ancora più complesso, nel senso che se c'è una cosa che dobbiamo aver imparato in questi anni è che dobbiamo mettere un po' in discussione alcuni paradigmi. Ormai le crisi si ripetono altro che i cicli di una volta, e però sono crisi che toccano seriamente le fondamenta di un modello che era un po' imploso. Allora, da alcuni anni a questa parte, diciamo in alcuni casi da molti anni a questa parte, si sono introdotte delle logiche di riequilibrio del modello capitalista, tra cui queste, lo so, adesso parliamo delle B Corp, piuttosto che appunto le logiche, io parlo di welfare evoluto, che hanno, diciamo, rinforzato l'imprenditoria, creando o supportando delle logiche di coinvolgimento e di attenzione reciproca. Quindi reciproca vuol dire imprenditore e lavoratori, fornitori, clienti, e questo sta dando dei risultati. Nel welfare è oggettivo, cioè il fatto di avere comunque investito negli anni un po' migliori nel consolidare i rapporti con i dipendenti, poi torna indietro. E quindi alla fine credo che sia importante. L'altro aspetto che dicevi tu è non stato. È importante che ci si renda conto, io parlo di welfare evoluto, cioè certo, la necessità di collaborare, imprese, Stato, associazioni e diciamo tutti i soggetti che sono in grado di intervenire nei territori. Quello sta dando risultati anche nel nostro territorio bresciano e credo che sia un elemento importante di cui essere anche un po' orgogliosi, cioè abbiamo delle belle realtà di imprese che tra di loro collaborano e collaborano anche col territorio. Sono anche dei modelli da poter prendere ad esempio, ricordiamoci, i giapponesi hanno copiato i modelli migliori. Quindi perché non copiare queste esperienze e tramutarle in altri territori? Il professore ha citato prima le B Corp, le imprese sostenibili, abbiamo fatto una puntata con Giusi, anche noi come consulenti finanziari ci stiamo avvicinando, formando per tutta la tematica ESG, ci stiamo formazione, esami, tutto questo mondo qui che porta poi a essere collaborativi, non solo per quanto riguarda la protezione patrimoniale, il denaro, gli investimenti, ma per questo percorso di sostenibilità per poi arrivare alle B Corp, quindi arrivare anche a dei progetti
concreti sul territorio per portare le aziende a quello che già fanno, a istituzionalizzarlo con uno statuto, con quello che già un'azienda, un imprenditore lo fa, la squadra di calcio, la pallavolo, la calestro, c'è bisogno di dare a quell'associazione un po' di denaro, una macchina per portare gli anziani a fare le visite. Gli imprenditori questo già lo fanno, già c'è un welfare sul territorio, perché se l'azienda guadagna, se l'azienda produce reddito, perché l'imprenditore lo fa per guadagnare, sulle ripercussioni sul territorio ci sono, vero Mario? Sì, allora, tu prima mi parlavi di qualche notizia positiva. Sì, ecco, sì. Una notizia positiva da questo punto di vista è che in Italia è nato il primo fondo sovrano B Corp, che sta raccogliendo risorse economiche anche qui, e quindi sta anche sfruttando quello che dicevi tu prima, la disponibilità di chi collabora con il mondo finanziario in raccolta, nell'individuare delle logiche di investimento ESG. Che cosa vuol dire? Delle logiche che tengono conto di tutta una serie di aspetti di ricadute e di attenzione alla sostenibilità, che non è soltanto quella ambientale. Non è greenwashing, come dicono quelli bravi. Non è greenwashing, ma è attenzione a sostenere quelle che sono le capacità imprenditoriali, con attenzione anche a una serie di elementi, compresi quelli ambientali. Questo è interessante perché questo significa che possiamo raccogliere denaro. Ecco, una cosa che forse ogni tanto tu racconti, ma che forse dobbiamo sottolineare, è che di risparmio ce n'è tanto in Italia, mal utilizzato. E questo non solo per criticità legate al mondo del credito, ma proprio perché non c'è cultura dell'utilizzo. Ecco, il fatto di avere un orientamento, diciamo ESG, più o meno formalizzato, perché poi non è detto che si debba per forza essere B Corp, io conosco e collaboro con aziende sostenibili, che non sono B Corp in termini formali, ma lo sono nella sostanza. Per cui dicevo, questo significa orientare, raccogliere, orientare risorse per creare valore, con alcune regole e rispetto a alcune regole che sono fondamentali. Ecco, io credo che questa sia una buona notizia e mi auguro che poi possa essere sostenuto da altri progetti analoghi. Ha detto, sembra che abbia visto tutte le puntate che sono andate in onda fino adesso, professore, ma non ha bisogno di queste cose perché abbiamo parlato di PIR, quindi denaro che deve arrivare all'interno delle, che fiscalità c'è, che vantaggi ci sono per le piccole e medie aziende. Questo del Fondo Sovrano è una notizia importantissima per le imprese, per quanto riguarda tutto il percorso di sostenibilità delle imprese, i primi passi, la certificazione per quanto riguarda le aziende, i primi passi per portare poi verso questo mondo, perché la sostenibilità non deve essere, come abbiamo detto prima, solo un discorso di greenwashing, cioè faccio qualcosa per abbellire un po' il mio bilancio, perché va di moda la parola sostenibilità, green, e poi in realtà non lo faccio. Invece conosciamo aziende che lo fanno, hanno azioni concrete sul territorio, i 200 euro, i 500 euro in più in busta paga per il discorso dell'aumento delle bollette elettriche, molti imprenditori l'hanno fatto concretamente. Ecco qua, collaboratore, ci sono del denaro, capiamo il momento difficile. Certo che per l'imprenditore è anche per lui momento destabilizzante dal punto di vista investimenti, denaro e quant'altro, ma un collaboratore felice, un collaboratore, un territorio sereno, genera reddito per tutti, vero professore? Sì, è chiaro che in questo momento bisogna avere senso di responsabilità da parte di tutti, quindi lavoratori e imprenditori e associazionismo in generale, perché è un momento difficile. Da questo punto di vista la responsabilità vuol dire anche rendersi conto che si può sostenere la famiglia, ad esempio con gli esempi di cui citavi tu prima, cioè molte imprese senza aspettare il governo sono intervenute e hanno agito per sostenere da vari punti di vista, perché poi ci sono i bonus carburante, ma ci sono anche i bonus scuola, ci sono una serie di iniziative sul territorio, degli asili nido, eccetera. Questo è, credo che sia importante e credo che sia una strada da perseguire e da riconoscere. Tu prima citavi il tema fiscale. Fiscale. Ecco, allora anche qua, piuttosto che discutere bandiere fiscali, tagli, eccetera, ricordiamoci che il nostro è un paese dove l'evasione è piuttosto impegnata. Piuttosto rilevante. Esatto, tu hai citato i PIR, ecco, il fatto di avere per esempio sostenuto seriamente gli start-up, cioè le aziende che hanno avviato progetti,
dando la possibilità anche di, come dire, utilizzare delle leve fiscali, ha fatto sì di creare moltiplicatori, cioè dipendenti, capacità di distribuzione del territorio, che hanno moltiplicato anche le tasse pagate sul territorio. Prova. Ecco, questa è una cosa che ogni tanto dimenticavo. È vero, bisogna intervenire sul cuneo fiscale, probabilmente bisognerebbe anche razionalizzare il sistema fiscale, però prima di parlare di tagliare le tasse, parliamo di razionalizzare il sistema e cerchiamo di capire dove i meccanismi di volano, di moltiplicatore, possono generare valore che a loro volta generano anche tasse. Perché, faccio una battuta col professore, me la permetto, negli anni 50 e 60, il vino boom, era pieno di start-up, non si chiamavano così, sono i colossi che troviamo adesso. Quindi adesso le start-up di adesso, che pagano le tasse come dici tu, che raccolgono denaro, crowdfunding, tutti gli strumenti che ci sono, che tu conosci benissimo, assumono persone, danno persone anche a una certa età come me, che magari possono andare a fare un aspetto temporary manager per lo start dal punto di vista finanziario, magari un consiglio di un professore che viene per un certo periodo, li segue nell'incubazione e poi partono, poi producono reddito e poi assumono e poi vengono comprate, generano, cioè è un volano positivo e poi lo Stato incassa. Lo Stato incassa per la socialità, per gli ospedali, per tutto quello che è le strade, per tutto quello, perché che nessuno ripara quella buca. Ci vuole qualcuno che produca poi le cose positive. È vero, i problemi ci sono, l'evasione c'è, ma la positività, se la andiamo a guardare, c'è ancora. I dati oggettivi, l'Istat li darà adesso dal punto di vista dell'economia, come diceva non Maurizio Poli, ma il nostro Presidente del Consiglio, dottor Mario Draghi, diceva i dati sono positivi delle aziende. Lo abbiamo anche qui sul territorio di Brescia, ma potremmo clonarlo ovunque, se non, in altri territori. C'è la il fatturato continua. Non ci vogliono stop, non ci vogliono inciampi, li chiamo così, un sasso che mi fa inciampare, che mi dà, distabilizza, come quello di oggi, della votazione, dice ma il decreto aiuti non lo voto perché non sono più bello, perché non sono più al governo, perché non ho più il potere e quant'altro. Dobbiamo smetterla, dobbiamo andare oltre e dobbiamo ascoltare le imprese. Sì, allora dobbiamo raccontarcela giusta, cioè abbiamo detto prima, è un momento difficile, non necessariamente da sottolineare la criticità, c'è, però per poter affrontare la criticità bisogna essere responsabili e avere quella visione a cui facevamo riferimento prima, cioè prima citavamo il tema del moltiplicatore. Certo. Ecco, avere un'ipotesi di sviluppo del paese che passi attraverso un sistema fiscale che genera, moltiplica, è un'ipotesi progettuale, è un'ipotesi anche politica che non ha una sua etichetta di bandiera, ma è di sviluppo. È chiaro che ci devono essere poi dei meccanismi di controllo, perché adesso tu hai citato gli aiuti, personalmente non ho grosse difficoltà ad ammettere che esiste un'esigenza, diciamo, da reddito di cittadinanza. Il problema è che se non controlli il reddito di cittadinanza, così come purtroppo i 110 avrebbe avuto un senso, certo, avuto un senso di moltiplicatore, ma se tu parli di 5-6 miliardi rubati allo Stato attraverso meccanismi completamente lasciati liberi, non controllati, eccetera, capisci che questo processo non funziona e bisogna avere anche il coraggio di lanciare dei progetti di grande respiro e di controllare. Purtroppo hai toccato un tasto per le edilizie che era ripartita col 110, però purtroppo non possiamo assistere a miliardi che sono svaniti nel nulla. All'estero non li troveremo più, con fatture false, con cose banalissime, che un controllo di un qualsiasi maresciallo della Guardia di Finanza, che poi sono tutti laureati, adesso non sono tutte persone formate che sanno, che intuiscono come poi un carcerato, un nullatenente, avere intestato società, nessun controllo. Controllo. È proprio l'esempio italiano. Cos'è successo col 110? Da una parte questi 5, 6, 7, non si sa quanti non si sa. Sono scomparsi, dall'altra un sistema di aumento indiscriminato di prezzi di... perché tanto paga lo Stato, no? E questa è una cosa inaccettabile. In un momento come questo ci deve essere senso di responsabilità anche da questo punto di vista, e questo non c'è stato. Cioè anche qui un sistema, diciamo, di responsabilizzazione diffusa avrebbe permesso magari di fare qualche intervento in più e magari oggi parleremmo anche di qualche migliaia di persone occupate in più.
Che non farebbe male, eh? Non farebbe male. Sul mondo immobiliare devo dire che però tu sai che non abbiamo dei dati così negativi. No. Cioè, si sta costruendo con una certa razionalità, per cui non è quel liberi tutto di cemento da tutte le parti. E devo dire che, ecco, per esempio, io una cosa che noto, parlo soprattutto della mia città, io sono milanese, ogni 2x3 c'è un articolo che parla della bolla, no, dell'immobiliare. Sì. Ecco, bolla. In realtà è difficile, tu prima parlavi della guerra di finanza laureati, ogni tanto forse dovrebbero essere laureati anche nei giornalisti, perché parlare di bolla in un sistema dove non c'è un equilibrio domanda-offerta, quindi a Milano, che parliamo di Milano, non ci sono case, no. E quindi è chiaro che chi costruisce ha questo vantaggio di prezzo. Allora lì non è bolla, è che manca l'offerta. È chiaro che iniziare a creare presupposti di negatività o di preoccupazione, aggiungendo anche l'ipotesi di bolla immobiliare, non è sano. Anche perché la chiudiamo, anche perché è un'impresa generale dire, nella sua filiera minimo a 25 partite IVA che girano intorno. Quindi è un mondo, dal punto di vista economico, di tutto rispetto, ma le distorsioni del mercato hanno portato, come diceva il professor Mazzolini, qui sul territorio, ma anche su altri, alla non partecipazione alle aste. A fare quest'altro di autostrada? No, perché i prezzi non ci sono, nelle aziende non si presentano, ne vanno deserte. Qui l'alta velocità qui su Bresciano è ferma perché i prezzi delle materie prime sono andate oltre. Quindi è vero, i prezzi sono rincarati, è vero, i microchip non ci sono. Raccontavo in una puntata che c'è un'azienda, non faccio nome, ma che ha comprato all'asta 600 lavatrici per smontarle e prendere il microchip per fare la catena di produzione. C'è questo problema oggettivo che c'è sul mercato, c'è molta speculazione anche da questo punto di vista, ma, come dice sempre il professor Mazzolini, sì, le aziende stanno continuando a essere resilienti, questa parola bruttissima che non piace al professore, lo so. No, che non è che mi piace, che la usavo 20 anni fa, adesso la usano tutti e ogni tanto mi viene a ricordare che a un certo punto la resilienza supera il livello. Si spezza l'albero prima o poi. Si spezza. E quindi io eviterei di immaginare che tutto debba essere resiliente, deve essere razionale. Ecco, tu parlavi delle aziende, stanno lavorando, diciamo prima, stanno investendo e questo credo che sia un aspetto da sottolineare nel rispetto dell'imprenditoria. Ecco, però non bisogna anche pensare che siano resilienti tutta la vita. Abbiamo rubato sempre dal professor Mazzolini quando abbiamo parlato di passaggio generazionale, non lo chiamo più passaggio generazionale, lo chiamo sempre coinvolgimento. Adesso abolirò la parola resiliente e dirò razionale, non lo userò più perché bisogna imparare, bisogna salire sulle spalle dei giganti e bisogna rubare i concetti importanti. Quindi ricordatevelo, coinvolgimento generazionale e invece in questo momento razionalità. Mancano ancora 5 minuti della puntata che sta scorrendo via velocissima, lo avremo ancora ospite il professore e la prossima puntata magari sul coinvolgimento generazionale mi piacerebbe che facciamo un discorso perché la natura sta arrivando, nel senso purtroppo il cambio c'è, o che tu lo voglia fare o non lo voglia fare, ma ne parleremo. Torniamo invece sul territorio, torniamo sulle imprese, cosa consiglieresti tu adesso? Due domande che dice, ma Maurizio che domande che mi fai? A un ragazzo che voglia intraprendere adesso un percorso di studi, cosa che c'è anche molta incertezza dal punto di vista dei ragazzi, voglia di fare ce n'è tanta? Allora, essenzialmente poche cose si possa considerare. La prima, fare quello che si sentono. Certo. E quindi se hanno capito che il valore dello studio è importante, investire nello studio. Se lo devono fare malamente è uno spreco. Avete sentito la parola, ha detto investire. Certo. Le parole sono importanti. Qui viene il secondo aspetto. Io la prima lezione dei miei studenti, tutti gli anni, concludo la prima lezione con una citazione e devo dire è una provocazione. Facci il regalo anche a noi. Sì, allora visivamente c'è un signore storicamente noto che si chiama Lenin, okay. No? E c'è una citazione in russo che dice studiate, studiate, studiate. Ecco, dopodiché io faccio un po' di battute naturalmente, certo. Anche perché cerco qualcuno che la traduca in aula e alla fine però il concetto è questo. Se volete crescere,
dovete studiare, ma studiare vuol dire impegnarsi tanto. Ecco, questa è una cosa importante da dire, impegnarsi vuol dire lavorare nello studio, non basta frequentare, non basta studiacchiare per l'esame, bisogna cercare di allargare possibilmente gli orizzonti, e lì c'è un vantaggio incredibile che è il web. Cioè, ogni studente, ogni lezione ha la possibilità di fare approfondimenti su qualsiasi cosa. Ecco, bisogna fare così. Abbiamo bisogno di persone che abbiano certamente delle basi che noi possiamo fornire, ma abbiano open mind, aprire la mente, aprire, cercare, vedere, curiosare, approfondire. Io questo consiglio ai giovani. I giovani devono avere, e il web dà una possibilità estrema, impressionante di approfondimento, la voglia di andare a fondo. La cosa che ha detto il professore è lo strumento, il coltello, posso tagliare il pane con lui, pane e salame, tagliarmi il dito, ucciderlo, ferire me stesso. Lo strumento del web è questo, approfondimento, conoscenza enorme, non è solo gioco, non è solo balletti, non è solo quello, è cultura, è approfondimento, è open mind, è collegamento, è connessione, è internazionalizzazione già fatta lì. Perché entro in contatto, voglio seguire un professor Mazzolini in inglese di qualsiasi università per approfondire, ho la possibilità di farlo. Guarda, per abbiamo qualche minuto, certo, qualche minuto. Allora, certo. Da questo punto di vista, una cosa che va detta ai nostri studenti, ma anche ai genitori, è che su qualsiasi argomento, magari parlando un po' inglese, perché ma è un minimo, il minimo. Però adesso ci sono i sottotitoli che scorrono, esatto, ormai, esatto. Sono automatici, su qualsiasi argomento basta cliccare, tu trovi N tutorial. Lezioni fatte benissimo. Adesso prima abbiamo parlato di B Corp, sì. Se uno scrive B Corp ha delle lezioni meravigliose, delle migliori persone che insegnano B Corp al mondo, e impari. Questo, ragazzi, ci ha fatto un regalo sia per noi, sia per gli studenti, sia per gli imprenditori. Vale anche per l'imprenditore, perché vuole approfondire quello che gli dice il suo consulente, il suo collaboratore, vuole vedere cosa c'è di buono, tra virgolette, fatto da altri imprenditori in altre realtà, in altri territori. Lo troviamo online. Questa piccola bottiglia che lanciamo economicamente nel mare per dare, sì, dei piccoli granelli di positività, dei piccoli segnali, che andiamo in diretta sul canale Sky 810, in streaming, la carichiamo su YouTube, sui social, molto sui social. I social, utilizzati bene, danno la possibilità della persona di riflettere, perché non abbiamo la convinzione in mezz'ora di poter dire qualcosa, ma di donare qualche cosa di riflessione. Un minuto, ti lascio la parola di conclusione, ci rivedremo, spero, un'altra puntata qua economicamente. Hai un minuto per chiudere la puntata e dare un saluto. Allora sì, un saluto naturalmente con un po' di positività, collegandomi a quella che abbiamo detto poc'anzi. Io credo che oggi ci siano delle opportunità strepitose per imparare, per crescere, per farsi domande e quindi anche per intraprendere. Basta avere la voglia e un po' di umiltà. Ognuno di noi è nelle condizioni di imparare, di divertirsi imparando, di crescere. Ecco, credo che sia quella la strada da perseguire. Crediamoci e investiamo un po' anche in umiltà. Io vi saluto con il sorriso del professor Mazzolini, con l'energia di 41 anni di insegnamento, di una persona che viene in moto, in TV, che fa le scarpe da tennis perché va veloce. Dobbiamo prendere esempio dalle persone, non le parole, l'esempio. Questo è un esempio da seguire. Alla prossima puntata di Economicamente.